Ciao ragazzi, sono Falconero e oggi sono qua con un momento tanto atteso, soprattutto da me, la recensione di Cyberpunk 2077. È una recensione complicata perché ho avuto bisogno di un giorno per elaborare quanto visto nel gioco, nel finale. Ho avuto bisogno di un giorno anche per riordinare un po' le idee, per rivalutare alcuni aspetti, per approfondirne altri, le telecamere spente di cui avevo bisogno. E adesso sono finalmente pronto a esprimere un mio giudizio per quel che vale su un prodotto estremamente controverso, che abbiamo trattato in mille modi qui sul canale, e probabilmente pubblicherò questa recensione con la serie ancora in corso, perché tanto nulla toglie e nulla aggiunge a quello che poi è il gameplay vero e proprio. Per cui è stata un'esperienza molto molto significativa, un'esperienza che mi ha lasciato un vuoto enorme dentro. Perché Cyberpunk è così, è un prodotto che ti prende, ti trascina dentro il suo mondo, ti fa innamorare, ti fa soffrire a volte e poi ti abbandona all'improvviso. E raramente mi è capitato di sentirmi così abbandonato da un prodotto, sentirmi così abbandonato da un cast di personaggi che a conti fatti rappresenta l'elemento più bello di una produzione di altissimo livello. Che però, ve lo anticipo già da adesso, secondo il mio giudizio non raggiunge l'eccellenza per diversi motivi che mi fanno soffrire. Perché vi dico la verità, io vorrei venire qui a dirvi, ragazzi, Cyberpunk è un capolavoro assoluto, è esattamente quello che speravamo di trovare, è esattamente la pietra miliare che ci immaginavamo, è esattamente quell'imperdibile successo che ci meritiamo. In realtà non è proprio così, perché Cyberpunk ha delle criticità troppo evidenti per definirlo un capolavoro e per quanto per il mio gusto personale sia un gioco meraviglioso che rientrerà sicuramente nella mia top di quest'anno e sicuramente che rientra tra i miei giochi preferiti di sempre, cioè se dovessi fare una mia top 20 dei giochi preferiti della mia vita, sicuramente Cyberpunk ci sarebbe, ma io in questo momento non vi sto parlando come Davide, vi sto parlando come Falconero, quello che si occupa di fare critica ed è giusto e doveroso, secondo il mio modo di vedere questo prodotto, parlare di un prodotto di ottima qualità ma lontano dalla definizione di capolavoro, perché ha degli elementi che gli impediscono di raggiungere quel livello così alto che avrebbe meritato e che avrebbe forse raggiunto se avesse avuto un processo di sviluppo forse un po' più sereno, un po' meno serrato. Un po' meno problematico. Perché partiamo dalle cose belle. Cyberpunk 2077 racconta una realtà meravigliosa, una realtà molto complessa, una realtà che affonda le sue radici in temi sociali estremamente attuali e le reinterpreta in chiave moderna, futuristica, facendocele apparire forse più serie, pericolosi e angoscianti di quanto in realtà non siano, ma in realtà sono effettivamente lo specchio del mondo che viviamo oggi. Cioè, il mondo di Cyberpunk è un'esasperazione del mondo che noi tutti viviamo, mostrato con brutale chiarezza al giocatore. E questo è ciò che lo rende artisticamente geniale e lo rende così meravigliosamente imperdibile, secondo me, per chiunque. Perché è una rappresentazione del mondo in chiave futuristica. Ed è bellissimo, nessun titolo dell'ultimo periodo ha saputo farlo in maniera così pungente, così secca, così precisa. E questo è qualcosa che non può passare in secondo piano, qualcosa che fa entrare Cyberpunk nell'Olimpo videoludico per quanto riguarda narrazione e scrittura. Perché sì, la scrittura alla base di Cyberpunk è forse inarrivabile. Io ho visto in vita mia pochi prodotti raggiungere questo livello narrativo, questo livello di scrittura, questo livello di credibilità di un universo che non è quello canonico, perché appunto racconta temi transumanesimo, eccetera. E quindi magari cose che sono un po' distanti da noi, ma lo fa rimanendo sempre attuale. Un paradosso meraviglioso che in Cyberpunk è assolutamente concreto, ok? Quindi è un prodotto che io a livello di scrittura mi sento di definire da 10 perché tutti i personaggi sono estremamente studiati, caratterizzati in maniera eccezionale. Sono tutti diversi e tutti con una psicologia ben definita, ma
ricca di sfumature, che sono quelle che rendono l'interazione con loro così meravigliosa, così appagante, così soddisfacente. Io in Cyberpunk ho avuto il desiderio di interagire con tutti i personaggi con cui ho avuto modo di farlo e di approfondire ogni linea di dialogo per scoprire qualcosa in più su di loro. La voglia, il bisogno quasi imprescindibile di farlo, ed è qualcosa che raramente mi capita di sperimentare. Anzi, spesso tendo anche per lavoro appunto ad andare un po' più rapidamente per tagliare un po' i tempi. Qui no, qui no, io qui ho avuto veramente voglia. E la serie, penso l'abbia anche fatto vedere, nelle parti che ho registrato, oltre a quelle che ho fatto a telecamere spente, io mi sono soffermato e fermato a voler chiacchierare, spesso facendo dialoghi anche superflui, secondari, marginali, per il gusto di saperne di più. Ed è qualcosa che rende il prodotto e quell'universo che racconta così meraviglioso. Per cui, da questo punto di vista, Cyberpunk è un gioco inarrivabile, con pochi eguali al mondo, perché veramente ti trasporta in un universo in cui tu proverai emozioni reali nei confronti dei personaggi, proverai affetto, proverai dolore, proverai amicizia, proverai disperazione a tratti, proverai vuoto, che è quello che provo io adesso, dopo uno dei finali, che forse è quello più devastante di tutti, non lo so, poi appunto è un discorso magari faremo in un secondo momento con l'anno nuovo, perché appunto voglio vederli proprio tutti i finali prima di approfondire quell'argomento, ma nell'economia di una recensione sono possiamo fare a meno di averli visti tutti, posso tranquillamente andare avanti nel discorso anche con quello che ho visto, e, per cui è un prodotto che veramente mi ha lasciato una traccia dentro, ed è quello che io cerco in un videogioco, ed è quello che me lo fa adorare alla follia. Però ripeto, qui siamo a valutare il prodotto nella sua interezza, quindi se da un lato non possiamo fare a meno di sottolineare quanto la regia sia meravigliosa, quanto i personaggi siano ben scritti, quanto tutto sia così meravigliosamente intenso nel mondo di Cyberpunk, al tempo stesso ci sono delle cose che gli impediscono di raggiungere quell'eccellenza assoluta da 10. Io avrei voluto venire qui e dirvi Cyberpunk è un gioco da 10, purtroppo non lo è, perché ha dei problemi che ne riducono tantissimo il potenziale. Tralasciando il discorso versioni old gen, che faremo, ma lo voglio fare a margine, e vi dico già da adesso, la mia analisi prescinde da quei problemi. Io voglio analizzare Cyberpunk per il gioco che è, nella sua forma migliore, e valutarlo per l'opera che è. Poi il discorso delle versioni lo facciamo a parte, semmai, ma restiamo focalizzati sul prodotto. Quindi, alla luce di questo, il prodotto, nella sua forma migliore, ha comunque dei problemi evidenti. E questi problemi sono, in primis, l'IA. L'IA di Cyberpunk è pessima, veramente pessima. Tra le peggiori viste in questa generazione, sotto tanti punti di vista. Consapevolezza, reattività, capacità di adattamento al giocatore, è un'IA veramente di bassissimo livello, e per quanto durante l'esplorazione della città non sia così problematico questo aspetto, perché chi se ne frega se il passante non ti dà una spinta come in GTA, come tanti hanno voluto far apparire come un problema devastante. Il problema c'è quando tu ti trovi a dover combattere contro gruppi di nemici che non sanno reagire attivamente al tuo modo di ingaggiare in combattimento, e soprattutto nelle boss fight, che spesso, nel mio caso quasi sempre, ti portano a superarle perché il nemico di turno si blocca, ed è un problema perché riduce la credibilità di quello che vai a fare, riduce l'intensità dell'azione, riduce il realismo di un'esperienza sì fantascientifica, ma che vuole proporti una credibilità di fondo che viene a mancare se il tuo nemico di turno comincia ad affettare l'aria invece che te. Ecco, per tempo prolungato, dando di tutto il tempo di prendere la mira, cambiare arma, decidere cosa fare. Cioè, no, così no. Quindi questa è la cosa che io ho detestato di più, perché Cyberpunk è un prodotto che lascia la massima libertà di approccio nei combattimenti. Puoi scegliere come comportarti, cosa fare, come farlo, se essere furtivo, se essere più diretto, ma l'IA impoverisce tutte queste situazioni, ed è un vero peccato perché riduce notevolmente il potenziale dell'intera produzione, e non si può fare a meno di constatarlo. Al di là di questo, non ho apprezzato in maniera particolare neanche il suo impianto ruolistico, perché sì,
Cyberpunk è un gioco che comunque ti dà tanta libertà di scelta in tante occasioni, ma in molte occasioni è una libertà apparente. Le origini del personaggio hanno un impatto più marginale di quanto avrei immaginato nella storia, e ve lo dico avendo provato anche un'altra origine al di là di quella che ho fatto con la serie. Non c'è questa profonda variazione sugli eventi in base a chi sei, e mi è un po' dispiaciuto. È una quasi una un'illusione che tu, in base alle scelte che fai, all'origine che hai, tu possa cambiare gli eventi. Ci sono diversi finali, ma il modo in cui ci arrivi è abbastanza prestabilito e non dipendente dalle tue azioni. Poi nel finale puoi fare delle scelte che lì sono solo tue, ma in generale il gioco ha una linearità di fondo abbastanza marcata, nascosta dietro l'illusione di una componente rolistica molto marcata. La componente rolistica c'è nell'ambito dell'interazione, cioè tu decidi come interagire, ma non ci sono... Non so come spiegarvi, mi aspettavo che ci fossero più conseguenze in base a come ci saremmo relazionati con il mondo e con i personaggi e con gli eventi, cosa che purtroppo non è stata così significativa come avrei sperato. Altro aspetto che mi fa dire la componente rolistica è molto bella sotto certi punti di vista, ma mi aspettavo un po' di più. Per cui diciamo che non si è visto nulla di realmente nuovo da questo punto di vista. Avrei voluto vedere qualcosa di più ambizioso da un punto di vista rolistico che non c'è stato. Quel che resta è un prodotto molto ben scritto, ma che comunque ha una linearità di fondo che è indiscutibile in molte occasioni. A questo ci aggiungiamo una miriade di bug e di glitch e di problemi, a volte game breaking, che devono essere presi in esame, secondo me marginalmente, ma che comunque ci sono in questo momento, e che a molte persone hanno rovinato l'esperienza. A me personalmente no, però posso dirvi che banalmente ritrovarmi a fare una sequenza di gioco con la musica che non si è spenta di una scena precedente, quindi che ti falsa tutto, mi ha costretto a riavviare in un'occasione il gioco ed è stato sgradevole, così come il bug del disagio visivo che aveva via a un certo punto, che mi ha costretto nel corso della serie a registrare un episodio pensando che fosse una cosa voluta, invece non lo era, era un bug. Insomma, tante cose che hanno sporcato la qualità di un'esperienza altrimenti notevole e secondo me meravigliosa. Per il resto, io mi sono appuntato un po' di cose e volevo appunto, proprio per non perdermi niente, perché voglio che questo video abbia tutti i dettagli che potreste mai volere. Longevità. Allora, la longevità di Cyberpunk secondo me è giusta, perché a differenza di giochi come Assassin's Creed Valhalla, per citarne uno anch'esso abbastanza recente, propone una main quest piuttosto breve che si esaurisce in una ventina di ore, relegando al tempo che uno potrebbe volergli dedicare poi tutte le secondarie, che si integrano perfettamente con la main quest, ma che sono opzionali. Puoi decidere se farle oppure no, puoi decidere se portarle avanti oppure no, non sei obbligato. E questo evita che la storia diventi forzatamente lunga, come appunto in Valhalla. Per cui è tutto ben condensato, è tutto ben contestualizzato. In un video che ho fatto precedentemente a questa recensione ho parlato di Cyberpunk come un'enorme autostrada in cui attività primarie e secondarie si mischiano l'una dentro l'altra, in una sola strada bellissima e ricchissima. È assolutamente vero, il modo in cui hanno strutturato l'esperienza è meritevole di massimo elogio, perché effettivamente hanno fatto qualcosa in maniera diversa. Cioè, tu puoi andare dritto con la main quest e finirla in 12-13 ore, oppure integrargli dentro una serie di secondarie che si mischieranno alla main quest e te la arricchiranno. E più secondarie farai, e più la tua main quest si sarà riempita di cose belle e di dettagli aggiuntivi. Per cui è una cosa meravigliosa. In questo senso hanno fatto un lavoro veramente di qualità altissima, che non può essere messo in discussione da nessun punto di vista. Ma al di là di questo, appunto, il problema nasce quando ti trovi di fronte a un'IA che tende a impoverire un po' tutte queste situazioni. Nonostante, in termini di meccaniche di gioco, il prodotto non mi abbia minimamente deluso. Lo shooting, secondo me, è più che accettabile nel complesso. Non è uno shooting mediocre, è uno shooting che cerca di esaltare la spettacolarità dell'azione attraverso armi, innesti, cose varie, ma le fasi di shooting mi sono piaciute tanto.
Cioè, ho apprezzato tutte le sparatorie, la possibilità di approcciarmi a queste sparatorie in maniera diversa, con armi differenti, sperimentato tantissimo con mirini, armi smart, con i proiettili traccianti, insomma, tantissime cose che rendono le fasi di combattimento estremamente godibili. Però al tempo stesso, non posso fare a meno di constatare quanto l'IA anche qui abbia impoverito tutto. Perché c'è un sacco di bella roba, ma concretamente non serve. Perché l'IA è talmente primordiale che non ti mette mai nella condizione di dover ricorrere a qualcosa di particolare per farla a pezzi. Ho apprezzato tanto la possibilità di usare l'hacking. Cioè, in questo senso, tutti quelli che hanno giocato a Deus Ex si sentiranno molto a casa, no? Ci sono tante situazioni in cui magari ci sono percorsi alternativi per raggiungere un medesimo bersaglio che possono essere raggiunti hackerando una porta o forzando un'altra porta con le mani, per cui la progressione ha un ruolo importante perché in base a come tu decidi di sviluppare il tuo V o la tua V, l'esperienza prenderà una piega più diversa o più verso una cosa o più verso un'altra, per cui è molto ben strutturato da questo punto di vista. Tutto è ben studiato affinché il giocatore percepisca, le conseguenze delle proprie scelte in termini di progressione. In base a dove metti i punti abilità, puoi fare determinate cose, in base a dove sblocchi determinate skill ne puoi fare altre. Insomma, c'è effettivamente un senso di appagamento forte nello scegliere una skill piuttosto che un'altra e nell'utilizzarla poi in combattimento. E vi posso dire che sia l'approccio furtivo, sia quello votato all'hacking, quindi quello più tecnologico, sia quello votato al corpo a corpo, sia quello votato all'uso delle armi, restituiscono tutti un'esperienza ugualmente appagante e divertente. Questa è la cosa più bella. Cyberpunk è un gioco divertente, a prescindere da come lo si approccia, diverte, soddisfa e riesce in qualche modo a coinvolgerti veramente, nel vero senso della parola. Per cui io non ho grandi. Come posso dirvi? Non ho grandi elementi che mi abbiano deluso. Cyberpunk, per quelli che sono i miei gusti, mi ha soddisfatto quasi in pieno. Perché è un prodotto che ho voglia di continuare a giocare, è un prodotto che continuerò a esplorare, è un prodotto su cui credo che passerò forse un centinaio di ore alla fine della fiera, perché voglio vedere tutto quello che ha da offrire, voglio leggere tutto quello che c'è da leggere, voglio parlare con tutti quelli con cui si può parlare, però è il classico prodotto di qualità eccelsa rovinato da delle sviste che potevano essere evitate, che non ci sarebbero state se il gioco avesse avuto altri 6 mesi, un anno di sviluppo. Credo che se Cyberpunk fosse uscito fra un anno, non solo non avrebbe avuto bug, ma avrebbe avuto anche determinati aspetti molto più rifiniti, come l'IA. E questo è qualcosa che mi fa soffrire perché è un po' come se Cyberpunk fosse la vittima di un sistema ormai consolidato in cui l'importante è far uscire i giochi il prima possibile perché il pubblico non può farne a meno. È stato sacrificato sull'altare del consumismo estremo questo prodotto e la bontà di quello che avrebbe potuto dare, per cui purtroppo ce lo prendiamo così. Per il resto, diciamo ragazzi, questo è quanto graficamente, ecco, il comparto grafico e audio. Graficamente Cyberpunk è un gioco straordinario, giocato al massimo delle sue potenzialità su una scheda grafica di ultima generazione, è un gioco che veramente ti restituisce degli scorci e un colpo d'occhio pazzesco. Il ray tracing fa un lavoro eccelso, è però ottimizzato male, perché è un gioco molto pesante, io l'ho giocato molto bene, ma perché ho un i9 e una 3080, per cui è normale che su un sistema del genere giri bene. Il problema è che è ottimizzato male perché su sistemi non così avanzati non restituisce le stesse emozioni, lo stesso colpo d'occhio, la stessa credibilità visiva, ok? Per cui è un peccato anche qui che abbia questa ottimizzazione molto rivedibile perché tanta gente non se l'è potuto godere, non se lo godrà nel breve termine in maniera veramente appagante. Sono molto fiducioso per quanto riguarda le versioni next gen su PS5, Xbox Series X, ma le dovremo valutare poi quando sarà. Discorso audio, ragazzi, colonna sonora straordinaria, doppiaggio italiano indimenticabile. Cioè, che rappresentano due elementi fondamentali per esaltare in maniera sublime una direzione artistica e una regia di taglio, cioè con un taglio cinematografico veramente inarrivabile. Cioè, Cyberpunk è veramente un anello di congiunzione fra cinema e videogiochi e riesce a esserlo in maniera straordinaria, straordinaria, in termini di atmosfera, giocato con delle cuffie, entrando proprio in quel mondo,
vi annullerà e vi trasporterà in un'avventura indimenticabile, rovinata appunto, come ho detto, da problematiche purtroppo indiscutibili e oggettive che... Andiamo in chiusura, non so manco quanto è che stiamo parlando. Fatemi vedere quanto ci ho messo. 20 minuti. Beh, pensavo peggio, onestamente. Che mi fa arrivare al dunque, il tanto atteso momento del voto. Per quanto per me, come vi dico sempre, abbia un peso abbastanza marginale. E che insomma, l'importante è ciò che lo precede, no? Il numero in sé, alla luce di tutto. Pur essendo un prodotto che, vi ripeto, rientra fra i miei preferiti, devo con dolore dargli un 8. Credo che un voto superiore non sarebbe giusto alla luce di problematiche che non possono essere ignorate. E parlo in primis di un'IA terribile, che si potrebbe ignorare se non fosse così presente nel corso dell'avventura l'evidenza di quanto sia... Cioè... Mi dispiace, veramente, perché io ho un affetto nei confronti di questo prodotto, perché l'ho aspettato tanto, era uno dei prodotti che credevo che avrebbe veramente smosso i cuori e le menti per i suoi pregi e non tanto per i suoi difetti, un prodotto che è stato rovinato da tutto quello che è stato il contorno, ma quell'IA così fatta male ha rovinato così tanti momenti nel corso dell'avventura che non può passare in secondo piano. Quella città così bella, così viva, così meravigliosa è stata distrutta da un'IA incapace di dargli il giusto risalto. E nel complesso devo dire che tutti quelli che sono stati i problemi che al momento ha ancora, glitch, bug, problematiche varie, che rischiano di rovinare alcuni dei momenti più significativi, perché io c'è stato un momento particolare che ovviamente non posso dirvi perché non voglio spoilerare niente in questo video, ma che mi è stato rovinato da un glitch musicale che ha messo una traccia sonora che non c'entrava niente con quello che stavo vedendo, che era rimasta da una scena precedente. Tutte cose che nel complesso non puoi tralasciare in sede di analisi. Non ci riesco, non sarei onesto con me stesso se non fossi così lapidario in questo momento e così severo nel valutare un prodotto che, ripeto, deve essere valutato con severità perché si è prefissato l'obiettivo di fare qualcosa di grande e non ci è riuscito in pieno. Ripeto, è un prodotto meraviglioso che io consiglierei a chiunque. A chiunque. È un prodotto che rientra fra i miei preferiti di sempre, perché soprattutto per quanto riguarda la perfetta integrazione fra missioni primarie e secondarie, riesce veramente a fare qualcosa di straordinario, però ha dei limiti troppo evidenti che potevano essere tranquillamente arginati, risolti, se solo ci fosse stato il desiderio e il tempo per farlo. Questo non toglie che in futuro Cyberpunk possa raggiungere dei livelli più alti, ma in termini di A credo che ormai sia tardi per porre rimedio a qualsiasi problema, perché il gioco è così. Quindi sì, uno potrebbe, vabbè, ma se te lo giochi a livello avanzato, a una difficoltà più alta, le cose cambiano. Ragazzi, i prodotti vanno valutati alla difficoltà che lo sviluppatore individua come predefinita. È normale che se io alzerò la difficoltà i nemici saranno più coriacei e quindi sarà più difficile abbatterli, ma questo non li renderà più intelligenti. Questo falso mito del con la difficoltà più alta il nemico diventa più intelligente è una bugia che sarebbe ora che si comprendesse. Cioè... alzare un livello di difficoltà alza i parametri offensivi e difensivi di un'IA, non la sua intelligenza. Questo perché tanta gente purtroppo non tende a far passare un messaggio sbagliato. Giocatevelo a difficoltà più alte, non è la soluzione. È una forzatura artificiosa, un po' come nelle nostre carriere di FIFA ci ritroviamo spesso a dover alzare le slide noi forzatamente per rendere il gioco più divertente. Non è quello. Il gioco resta, da quel punto di vista, fatto molto male e tu da giocatore, usando la tua testa, puoi cercare di aggiustare le cose, ma questo non lo rende migliore. Ecco. Per cui, ragazzi, nel complesso, vi dico, gioco straordinariamente appagante,
ho adorato anche le fasi di indagine, le BD, quel sistema di investigazione un po' così particolare, estremamente futuristico, che fa molto per certi versi Minority Report. In tante occasioni me l'ha tanto ricordato. E ho adorato in maniera particolare anche le diverse fazioni, ognuna specchio di una particolare tipologia sociale in questo periodo. Insomma, è un gioco che in termini di scrittura, lo ripeto, lo rimarco, è inarrivabile. Forse il miglior gioco che abbiamo visto negli ultimi anni, ma ha tanti di quei problemi che lo rovinano. Tanto, troppo, in maniera troppo evidente, che per ora lo costringono, almeno per quanto mi riguarda, a un voto molto più basso di quello che avrei voluto dargli. Io pensavo che sarebbe stato almeno un 9, purtroppo, alla luce di quello che ho visto, più di 8 sarebbe troppo, almeno secondo me. Poi è chiaro, ognuno la vede a modo suo, è anche bello per questo. Comunque, in linea di massima, io vi invito, come poi faccio sempre, ad ascoltare quanti più pareri possibili per farvi un'idea, perché magari il mio punto di vista potrebbe non corrispondere al vostro una volta che l'avrete provato il gioco direttamente. Per cui ascoltate quante più persone possibili, guardate quanti più contenuti possibili che vi possono dare un'idea, senza spoilerare, guardatevi un po' di gameplay sparsi, eccetera, mio o di chiunque altro. Fatevi un'idea voi, perché è un prodotto particolare, difficile da valutare, difficile da capire, se non si riesce ad andare oltre a certi pregiudizi ormai inevitabili. Ma insomma, provate a vederlo con gli occhi di una persona che ama questo settore, che ama i videogiochi, e forse lo apprezzerete di più. Non soffermatevi sul bug divertente, sul glitch, sulla cosa, perché Cyberpunk è molto di più e può dare molto di più se si ha la forza di superare certe barriere, certi problemi, certi difetti che potevano e dovevano essere evitati, ma che comunque nel complesso non rovinano la bellezza di una realtà e di un universo che CD Projekt ha costruito e che spero possa anche ampliare in futuro attraverso, chissà, magari storie aggiuntive, DLC, chi lo sa. Chi vivrà, vedrà. Comunque, ragazzi miei, fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che questa recensione, ormai durata quasi 30 minuti, vi abbia dato tutti gli strumenti necessari, quantomeno per arricchire la vostra visione del prodotto, per farvi un'idea del fatto che possa piacervi o meno, e sono curiosissimo di sapere un feedback, un parere da parte di chi lo avesse finito. Chiaramente, lo ripeto, è una recensione che prende in esame la versione migliore del prodotto, perché voglio che il prodotto venga valutato per quello che è, non per quello che è da una parte o dall'altra. È chiaro, dovessimo valutare le versioni PS4, Xbox One, il voto sarebbe molto più basso, ma io voglio valutare il prodotto, non la piattaforma su cui gira. Quindi credo che l'8 sia, alla luce di tutto quanto, forse il voto più giusto. Ragazzi, fatemi sapere, vado a rifiatare e noi ci vediamo alla prossima.